visto che c'è timidezza. Esatto, in fondo. Abbiamo parlato di cambiamento climatico prima e anche di Cuneo Salino. E io avrei piacere di invitare, se si sente dire due parole, Rivai Bacchetto. E ho avuto il piacere di visitare l'azienda che non avevo mai vista e ho visto cosa stanno facendo loro per provare a contrastare il cambiamento climatico, salinità del suolo, quindi se ce lo vuole raccontare, condividere con molta spontaneità. Non è la mia intenzione di fare la mia... Buongiorno a tutti, grazie dell'invito. Noi con il cambiamento climatico stiamo provando un po' di tutti, soprattutto per il discorso del Cuneo Salino che siete venuti a vedere. Abbiamo cominciato a fare con l'osmosi inversa, in cui l'acqua la cominciamo a risalinizzare con l'acqua dolce, per vari problemi che gli ultimi anni abbiamo avuto con il clima. Però e questo è uno dei nostri, abbiamo una ricerca e sviluppo in azienda. Faccio un breve assunto della nostra azienda. Un'azienda di circa 100 ettari, 20 ettari di serre, 250 dipendenti, 50-60 tipi di colture, biologiche, no? Per cui si sita su due o tre zone. E volevo però agganciarmi a quello che ha detto l'ultimo intervento, che tutta la sostenibilità si tiene in piedi sulla sostenibilità economica. Senza sostenibilità economica non facciamo tutto il resto. Per cui va bene magari sostenibilità, ma dobbiamo avere soprattutto la sostenibilità economica, altrimenti a catena le altre sostenibilità, sia ambientale, umana anche, bisogna avere una sostenibilità umana, perché il problema dei dipendenti è un problema che tocca tutti i settori, dal turismo all'alberghiero, alla ristorazione, all'agricoltura, alla pesca, perché sento che anche i pescherecci hanno problemi di avere personale, per cui sono settori tutti attaccati che hanno problemi di manodopera e con l'evoluzione che con andare avanti nell'età avremo problemi sempre di più, perché l'età anagrafica sta aumentando, la gente andrà in pensione e non c'è più un cambio generazionale che sostituirà i vecchi titolari di azienda. Per cui io sono a disposizione, la mia azienda è a disposizione, vi ringrazio per la comunicazione e buongiorno a tutti.